Se c'è una cosa che non va toccata a Forlì, città tanto bella quanto sconosciuta, è Palazzo Romagnoli, dove stanno delle quote importanti di museo rispetto al pur notevole e innovativo Museo di San Domenico, fra cui un museo delle tradizioni, delle arti tradizionali, che è unico e andrebbe restaurato esattamente con me. Ma ciò che è diventato noto nel dopoguerra, con la Resistenza, siamo a qualche giorno dal giorno della liberazione, il 25 aprile, è la collezione Verzocchi, che è la collezione dedicata al tema del lavoro dei grandi maestri del Novecento, Cadepero, Guttuso, collezione che è sempre stata conosciuta e che io, benché senza che nessuno mi ringraziasse, proposi alla CGIL per portarla in occasione di un anno di ricorrenza della Grande Confederazione a Roma. E quindi la mia volontà fu accolta dai responsabili politici della sinistra della CGIL e la mostra fu esposta perché è una mostra tematica che racconta il lavoro come liberazione dal fascismo e dalla dipendenza dei lavoratori da un sistema gerarchico in cui si ordina a qualcuno di essere dipendente. Il lavoro non è mai dipendente, il lavoro rende indipendenti e un museo del lavoro è unico nella nazione. Che stia a Palazzo Romagnoli, dove Verzocchi lo ha voluto, è cosa assolutamente logica e il trasferimento vuol dire farlo diventare un pezzo di qualcos'altro, togliergli la dimensione unitaria, togliergli la identità culturale, politica, simbolica, fortemente antifascista, ma non nel senso della contrapposizione, come qualcuno ancora a sinistra vuole, ma nel senso della unità. Il lavoro è di tutti e il lavoro rende le persone indipendenti. Allora, che una collezione di un grande amatore collezionista come Verzocchi sia legata a questo tema, è cosa che non può che cercare motivi di valorizzazione, non con lo spostamento, ma con il potenziamento del luogo dove sta, che è Palazzo Romagnoli. Palazzo straordinario nel centro della città, in un punto perfetto, in cui occorre semplicemente indurre le persone ad andare, magari in collegamento con San Domenico. Quindi sono perfettamente d'accordo con quanti hanno firmato una petizione per mantenere la Verzocchi dov'è, la collezione Verzocchi, e con le valutazioni anche di amministratori precedenti, ma non c'è un problema politico. Anche chi amministra oggi la città deve sapere che il lavoro è di tutti, non ha identità politica e salvaguardare una collezione così specifica ha una importanza formidabile anche sul piano politico. Chiunque lo faccia dà alla città quello che la città chiede e chiedo anch'io come frequentatore storico di Forlì, dove feci un'importante mostra, forse la prima del rilancio di Adolfo Wildt, altro nucleo Paolucci di sculture formidabili che non ci sono in nessun luogo d'Italia e che andrebbero messe probabilmente a Palazzo Romagnoli, ma non si possono sballottare da una parte all'altra dal Museo del Risorgimento. Quindi, collezione Verzocchi e collezione Paolucci sono vanto della città di Forlì e per me è ragione di orgoglio come se fossi forlivese, per cui credo che ad esse debba essere garantita la migliore collocazione e la collocazione storica. Quanto alla polemica su una persona intelligente, libera, un grande scrittore, certamente reazionario e provocatore, ma quante sono le provocazioni? Da una parte abbiamo la Schlein che ha una persona che segue la sua linea di abiti, e dall'altra parte possiamo avere un conservatore che parla della famiglia come un cristiano antico che è Camillo Langone. Indipendentemente dalle sue posizioni provocatorie, che possono essere ragione di discussione, di polemica e anche di forte contrapposizione rispetto ai diritti delle donne, come curatore e come studioso e soprattutto competente di opere d'arte, al di là delle mode, è una garanzia perché molti miei colleghi sono subordinati alle mode. Langone non accetta nessuna indicazione che non sia legata alla sua capacità di capire. Quindi è un direttore che va guardato con molta attenzione e preoccupazione per posizioni che non riguardano l'arte, ma riguardano il costume, la vita, la società, in cui obiettivamente, come avete visto che anche il Papa, che pure non è simpaticissimo a Langone, ha sostenuto la posizione di Orbán rispetto al tema
dell'aborto, dell'omosessualità, della fecondazione assistita, nel senso di utero in affitto. Quindi le posizioni della Chiesa che Langone sostiene sono apparentemente fuori dei tempi, ma un critico d'arte fuori del tempo è una garanzia. Per cui da una parte chiedo che la Bezzocchi non venga spostata, dall'altra parte chiedo di manifestare mitemente contro Langone, ma di non perderlo, perché persone intelligenti e autonome ce ne sono poche, anche se sono discutibili per il loro pensiero generale. Ve lo dico con tutta la passione che ho per Forlì e con la passione che ho per il suo patrimonio artistico.